Un saluto a tutti i lettori di HD Blog e benvenuti allo speciale dedicato ai titoli per Wii U che vedranno luce durante il corso del 2014. In questi ultimi mesi, la tanto bistrattata Wii U sta effettivamente mostrando i denti, facendo divertire i videogiocatori con una serie di avventure davvero interessanti, primo tra tutti Super Mario 3D World. Il 2014 sembra essere un anno in grado di continuare su questo trend positivo grazie a moltissimi titoli in grado di sprezzare Verve da tutti i pori. Potremmo paragonare l'entrata del mercato di Wii U a una macchina diesel dalla partenza relativamente lenta ma davvero efficace. Partiamo da Mario Kart 8, vera e propria pietra miliare che continua la sua saga su Wii U. Ancora una volta gli svariati personaggi del brand Mario Bros si sfideranno in competizioni sui vari kart, il tutto ovviamente senza esclusioni di colpi. Gli scenari saranno classicamente ispirati alle varie avventure dei fratelli idraulici più famosi del mondo, senza contare i momenti in cui gli stessi veicoli si trasformeranno in mezzi volanti, cambiando di fatto radicalmente il gameplay. È bene sottolineare che i giocatori potranno sfruttare ogni controller uscito oggi per Wii o Wii U, quindi il gamepad, la combinazione di Wii Remote e Nunchuk, il Wii U Pro Controller e il Wii Wheel. Ovviamente non possiamo evitare di citare Super Smash Bros, picchiaduro in grado di shakerare in sé i diversi protagonisti delle varie vicende viste sulle varie console marchiate dalla grande N. Sarà quindi possibile assistere a competizioni tra Mario, Link, Fox McCloud, Kirby, Pikachu, Donkey Kong, Samus Aran, Pete, il sindaco di Animal Crossing, gli avatar di Wii Fit, Mega Man, Sonic, il capitano Olimar, la principessa Peach, Luigi, Mart e Rosalina. Classicamente gli stage saranno ispirati ai vari titoli presi in considerazione, di conseguenza siamo sicuri che fan del genere avranno di che divertirsi. L'ultimo Nintendo Direct ha puntato i riflettori su Yarn Yoshi, il titolo basato su un motore grafico in grado di donare ai personaggi uno spessore simile alla stoffa, come effettivamente accadeva nel lontano 2010 in Kirby la stoffa dell'eroe. Non è ancora dato sapere se ci troveremo di fronte a un gameplay simile, ma le premesse sembrano essere comunque ottime. I videogiocatori più tamarri staranno sicuramente attendendo Bayonetta 2, seguito da Bayonetta e ben salvato da Nintendo, trasformandolo di fatto in un titolo esclusivo. La strega più cool e spavalda del panorama videoludico sta per tornare con una nuova avventura e un taglio di capelli più sbarazzino. Abbiamo provato la demo sia durante la Games Week 2013 che a Lucca Comics and Games 2013 e la sensazione è quella di trovarsi di fronte a un prodotto davvero curato, di conseguenza non vediamo l'ora di mettere le mani sull'avventura completa. Durante l'ultimo Nintendo Direct ci aspettavamo di vedere il nuovo Zelda. Nintendo ha però mostrato Hyrule Warriors, un museo in stile Dynasty Warriors caratterizzato dalla presenza dei vari personaggi provenienti dal brand The Legend of Zelda. Del gioco sappiamo davvero pochissimo, di conseguenza non ci resta che attendere che Nintendo rilasci nuove informazioni al riguardo, seppur siamo sicuri che un genere tanto blasonato come il museo può ora avere un'occasione per mostrare la propria vera quintessenza. Siamo sicuri che la maggior parte dei videogiocatori si sia completamente dimenticata della presenza del progetto X, sviluppato da Monolith Soft e molto probabilmente legato a Xenoblade Chronicles. Purtroppo le informazioni riguardanti X sono ancora flebili, di conseguenza non è ancora possibile parlarne in maniera approfondita. Potrebbe quindi trattarsi di un RPG classico oppure di un massive multiplayer online, anche se lo stesso Tetsuya Takahashi ha confermato che l'intera struttura si baserà su un open world completamente esplorabile, in cui le vastissime lande saranno scandite dalla presenza di nemici da eliminare. Il tutto verrà impreziosito dai doll, dei veri e propri mech in grado sia di volare che di trasformarsi in automezzi. Lasciamo per ultimo Donkey Kong Country, Tropical Freeze, unico titolo di cui sappiamo la data di rilascio, fissata per il 21 febbraio. Donkey Kong e i vari amici dovranno liberare la propria isola da un esercito di vichinghi, decisi a conquistare l'appena citato territorio. La struttura di gioco pesca a piene mani da quanto visto nei capitoli precedenti, con l'aggiunta però di nuove soluzioni utili alla risoluzione del livello. Il giocatore potrà quindi sfruttare Donkey Kong, Diddy Kong, Dixie Kong e Cranky Kong, tutti in grado di utilizzare diverse abilità. Donkey Kong Country Tropical Freeze sarà inoltre affrontabile in modalità cooperativa. Ricapitolando, il 21 febbraio Donkey Kong Country Tropical Freeze, nel secondo trimestre Mario Kart 8, mentre durante il corso dell'anno Hyrule Warriors, Super Smash Bros., X, Bayonetta 2 e Yarn Yoshi. Per questo speciale è tutto, grazie per essere stati con noi e vi aspettiamo sulle nostre pagine di games.hdblog.it.